Ma tu non sai quante volte ho dato buca a Gianni e a Crook per lei? Tu non sai quante. Comunque io ragazzi dovrei un attimino parlare con utente. Utente, potresti accendere la console giusto per pochissimo tempo? Non posso. Possiamo fare una chiamata, non so, tipo una chiamata su Telegram? Ok. Aspetta che c'ho il telefono che sta per morire. Allora, utente, adesso ti chiamo. Chiama. Parla a bassa voce perché mi stanno dormendo. Oh, mi senti? Ti Sì, ti sento. sto per dire una cosa, zii. Però Vai. mi devi promettere che non ti arrabbi. Oh, parla! Ok, aspetta, però devi promettere che non ti arrabbi. E no, devi dire, io prometto solennemente di non arrabbiarmi. Sto pensando a una cosa, se quella ti ammazzo, ti giuro. Dai, me lo prometti? Sì. Dillo! Prometto solennemente che non mi arrabbio. Ok. Se quello spacco qualcosa, ti giuro. Spago. Allora, posso dire, vabbè, cioè, aspetta che dobbiamo spiegare un attimino in live che cosa sto per dire. In pratica, ragazzi, il mio amico utente, che ormai è un mio mod da un. Ti giuro, se quella cosa che sto pensando adesso, io sclero, mi ammazzo. Quanto ci vuole per morire? Aspetta. In pratica, sapete che comunque noi abbiamo un gruppo Telegram che adesso conta circa 600 persone, con ogni volta attivi tutto il giorno, minimo 50 persone connesse, sempre attive che si scambiano messaggi, ridono, fanno un pochino di compagnia a vicenda. In pratica, lì a volte entrano anche delle ragazze. Giusto, No, utente? no, no, cazzo, vecchio. Vabbè, fammi parlare. A volte lì entrano delle ragazze. Ah, aspetta che devo invitare il mio amico Sakiro, perché è fondamentale Sakiro in tutto ciò. Odiosissimo. Aspetta, aspetta, non mi dire niente. Aspetta che devo tutto spiegare il coso. E dove? Dov'è Sakiro? Aspetta. No, no, non hai ancora capito niente, perché la cosa è molto più malata di quanto tu stai pensando. Sono stato letturato da 11 luglio. 8 giorni. No, raga, io odio. Aspetta, Aspetta, dico una parola e tu dimmi se è quella aspetta. No, giusta. no, no, non dir niente. Non devi spoilerare niente. Perché a quelli che guardano gli devo raccontare la storia. Perfetto. Ma tu non sai quante volte ho dato buca a Gianni e a Crook per lei? Tu non sai quante. Per lei, eccolo qua, Sakiro. Allora vi spiego. In pratica, nel gruppo su Telegram a volte entrano anche delle ragazze, ma penso sia normale, no? Che ci sono delle ragazze che entrano nel gruppo Telegram. Bella Saki, sto spiegando il tutto. In pratica, un giorno, ragazzi, Pazzo. entra questa ragazza che si chiama Sofi. Questa ragazza che si chiama Sofi, diciamo che comincia a chattare sempre di più con il nostro amico utente. E l'utente era super contento di sta cosa. Bella Kismeto, sei venuta proprio nel momento giusto. E in pratica a questa ragazza stranamente piacciono tutte le cose che piacciono anche a utente, ovvero gli piacciono gli anime, è un pochino moe. Vero? Vero utente? Sì, bastardo. E Ma intanto sai chi è il complice? Questo lo so. aspetta, tanto che utente e questa ragazza si cominciano a scrivere in privato un pochino di cose dolci. Sono partite un pochino di cose in giapponese, un pochino di cose frufru. E stranamente, e come se non bastasse, ragazzi, stranamente questa ragazza abita anche a 40 minuti, se non sbaglio, da utente, giusto? La sua scuola, Ah, è a 40 ok, minuti. perciò vabbè. Comunque, diciamo che insomma siete molto vicini, giusto? Ma mi spieghi da quant'è che tu ti stai sentendo con questa ragazza? Da quando è 9 entrata. giorni, 8. E mi spieghi quante volte hai dato buca ai tuoi amici per chattare con questa ragazza? No! 4 volte, ma anche le tue live, Cioè tu hai dato buca alle live per sentirti con questa ragazza? Concordo, sì, affermo. no,
accesa, ogni tanto moriamo, cioè facevo schermo condiviso. Hai capito, hai capito. Ma a te piace questa ragazza comunque? Dai, rispondi, a te piace questa ragazza? Io mi dissocio, stupido controlli, mi dissocio. Ma a te piace se no sta ragazza? Come amica sì. Sì, come amica, sì. Io ti dico solamente una cosa. Se tu, però non ti devi arrabbiare, se tu dovessi scoprire che questa ragazza non è una ragazza, ma l'aggettivo finisce con la O. No, non dici queste cose in live. Cioè, se... niente Arachiri, ma se io vedi che ti dicessi che questa ragazza non è una ragazza, ma è un ragazzo, e che ha i capelli blu... No, te che di merda. Oh, ma quando vedi che ti mandavo quelle cose con i bacini, come eri bello contento, Da questo che mi hai fatto a luna di notte, Filippo. Ma sta scritto qua ti amo, mi fai pigliare i colpi. Hai visto che ti scrivevo, ma come eri bello contento, Ma tu dimmi, ma quanti viaggi mentali ti sei fatto? Troppi. Volevi andarla a incontrare, Quando abitava a Torino. Sì, E poi dei miei amici stanno uscendo con una ragazza che si chiama Sofì. Ti facevi i tuoi bei trip mentali, Io ti posso solamente dire che io e Sakiro eravamo noi a scrivere. Un pochino io e un pochino lui. Perché mentre ero in live, ovviamente io di che non potevo scrivere. Perché sennò di che te ne saresti accorto. Perciò era lui che scriveva. E quando ti ho mandato l'audio, il filtro vocale, com'era? Era un filtro. E certo. Non te la sei presa, no? Ma mi sono triggerato malissimo. Abbiamo solamente distrutto il tuo viaggio mentale, diciamo, no? Sappi solamente che era tutto comunque nella tua testa. Non ti preoccupare, ti voglio bene, cuore, notte, anch'io. Lo sto leggendo tutte quante in questo momento. Ma sai quanto mi sono letto questa chat? Ma perché ti rileggi le chat? Perché sei innamorato? C'era già mi diceva tanto è un maschio, dai. Lo devi ammettere, ci sei cascato, no? Minchia, ci sono cascato. C'ero 80% sicuro fosse una femmina, 20% fosse femmina. Cioè, però tu non ti sei fatto qualche domanda quando tutte le cose che piacevano a te piacciono anche a lei? Vabbè, non gli piacevano gli anime. Però quando parlavo delle cose zozze la ci pensavo un po'. No, attendo a quello che dici, non puoi dir tutto. Ma sai qual... Tieniti forte adesso. Siamo riusciti a farti innamorare di questa ragazza? Sii sincero però, 90% sì, 10% no. Ok, 90% sì, perciò io direi di sì, no? Sì. Ok, adesso tieniti forte perché il troll non è finito qua. Stai tremando. Ma se io ti dicessi che la ragazza è vera e questo è solamente un mio piano malefico per trollarti in live. Cioè non sto capendo, aspetta. Se io di che ti dicessi Sofì è vera, è una ragazza vera. E quindi mi sono messo d'accordo con lei per farti fare sto troll. Non ci credo. Perciò è vera, ti giuro sul mio canale che è una ragazza vera da quello che so io. Poi magari vedi che ci sta trollando tutti, non lo so. Però è vera, cioè non sono né io e né Sakiro e Sofì. No, così mi tengo ancora di più. Ha crashato. Questo è il troll nel troll, hai capito? Sì, ho capito. No, però ci sono... È morto. Ragazzi... Utente.exe ha smesso di funzionare. È per quello che t'ho fermato quando volevi dire le cose zozze, tenetevele per voi che non le vogliamo sapere. Ti dico solamente che questo troll mi è venuto in mente ieri insieme a Sakiro e abbiamo tirato complice Sofì. Ma come ieri? Quindi vuol dire che prima di ieri
Cioè, ma è tutto vero? Vuoi capire che è tutto vero? Allora, quello che ci siamo scritti il 12 luglio, 13, 14, 26, 27 luglio, tutto vero. Ma è sempre stato tutto vero, è tutto vero anche fino ad adesso, è tutto vero. Ah, meno male, mi credo tantissimo. Oh, meno male, la sua storia d'amore continuerà, meno male. Tutto vero, però io per trollarti ti dovevo far pensare che fosse tutto falso. Ma no, lo ti odio. Sono da Ryu. Alto tradimento, stai attento. L'alto tradimento non è concesso nel mio canale, perciò devi sempre stare attento. Hai capito? Cioè, io sarò sempre il king del troll. Quando tu penserai di essere stato trollato, mi dispiace, ti farò scacco matto, perché io sarò un passo più avanti di te. Mi dispiace. Ecco, adesso sai che cosa prova Sakiro quando viene trollato. Sto scrivendo pure Sofia adesso. Bella utente, mission complete ragazzi. E l'abbiamo trollato. È un'altra vittima di Technoid. Ce l'abbiamo avuta anche questa sera ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Quando fai pensare al tuo moderatore che la ragazza con cui si sta sentendo e che gli sta cominciando a piacere è finta, ma in verità lei è vera. Bella.